dopo anni finalmente si rinnova il TPL di Fiumicino. Sì, dopo anni ci abbiamo messo veramente tantissimo prima di aggiudicare questa gara di appalto, finalmente ci siamo riusciti, abbiamo retto in tutte le sedi, compreso quelle giudiziarie, TAR, Consiglio di Stato e così via. Da sabato prossimo iniziano le corse per le 11 linee su 16 e nel giro veramente di un mese, massimo un mese e mezzo, partiremo con tutte le 16 linee, con circa 40, non con circa, con 40 autobus nuovi, tutti muniti di pedana per i disabili, che collegherà tutto quanto il sistema e i vari quartieri della città. In particolare ci saranno delle linee portanti, soprattutto rivolte alle stazioni ferroviarie, quindi in coincidenza con gli orari dei treni, e quindi con una funzione che è molto importante, intermodale, che collegherà appunto soprattutto le stazioni con i vari punti della nostra città. Ci sarà dentro questo appalto anche due novità. Uno è una linea completamente elettrica che farà il centro di Fiumicino con il corridoio della mobilità, arrivando fino alla stazione ferroviaria di Parco Leonardo, e poi in alcuni luoghi, soprattutto sempre in coincidenza con le stazioni ferroviarie, ben 5 postazioni, stalli di biciclette, e quindi la possibilità di affittare biciclette e percorrere questi nostri 26 chilometri oggi, ma diventeranno circa 40 nei prossimi due anni, piste ciclabili che noi abbiamo costruito. Autobus anche elettrici, con una particolarità per le località del nord nell'ora non di punta. Sì, in particolare con nel nord noi useremo, visto che la popolazione soprattutto nei borghi agricoli tragliata dagli atelier delle teste di lepre, non solo li copriremo con le linee normali che facciamo, abbiamo istituito, e questo entrerà in funzione entro un paio di mesi, invece il trasporto a chiamata. Quando un cittadino o più cittadini magari devono recarsi all'ospedale, alla ASL o in qualsiasi parte, diciamo, della nostra città, il giorno prima può benissimo prenotare, fare una sorta di prenotazione, l'andiamo a prendere nelle vicinanze di casa, aspettiamo che faccia quello che deve fare, quello che ritiene di dover fare, e poi lo riportiamo appunto sempre nelle vicinanze della propria casa.